Questo è Vox Populi. Parleremo delle tematiche legate alle ricette di famiglia. Esistono ancora? Si cucina ispirandoci alla tradizione, ma soprattutto in casa si cucina. Ospite nei nostri studi, la responsabile di uno dei portali di internet Coquinaria, fra i più conosciuti, Rossanina del Santo. Lavora in comunicazione con i cuochi, quindi insomma sei una qualificata. Rossanina, da quanti anni lavori ormai a livello nel computer, con l'informatica, nel mondo del cibo? Dal 1999. 99, quindi Nel sei una 99 è decana. nato il sito, è nato nel 2000, il 19 di maggio del 2000, e da E hai allora tante coquinarie che sarebbero le fans. sono le iscritte al sito. Ah, ok. Coquinarie e coquinari. Ci sono parecchi Ci uomini. sono anche uomini dall'Italia e La prima dall'estero. domanda che sorge spontanea: si fanno sempre le ricette di famiglia o non ci sono più? Se ne parlava proprio oggi sul sito, ci sono ancora, si fanno però in un gruppo ristretto di persone, cioè non c'è più la diffusione che c'era un tempo, cioè un tempo tutti si facevano le ricette di famiglia, qualcuno poi faceva creatività, cose innovative, ricerca, attualmente invece no, si tende a fare normalmente una cosa svelta, veloce, magari anche un precotto, quindi comprando cose già pronte, però si tende sempre meno a fare ricette di famiglia, tranne in alcuni gruppi di grandi appassionati. Quella è Ecco, un'altra quindi si storia. sta dividendo il mondo, no? Sì. Fra l'iperappassionato che ha una sua cognizione, coscienza e Una conoscenza e le persone. conoscenza. Ti faccio vedere questo filmato. Abbiamo una troupe, Giuliano e Giulietta Sodi, che vanno in giro per noi, si divertono. Vox Populi vuol dire Vox Voce Populi, Vox Vox Dei. Me Day. l'ha detto un prete, allora la conosco. Siamo sul filmato, eccolo qua. Aspetta, lavagna interattiva, dovrebbe essere questo qua. Qual è la ricetta della sua famiglia che preferisce? Ma che domande fate? Ma fate domande più intelligenti, Madonna. Ma fermate la gente per queste cose qui. Ma per piacere. La pasta arrotolata tipo ravioli, però fatta e poi viene tagliata e condita panna e funghi. Si chiamano crafoncins, sono una specie di tortelloni con dentro gli spinaci e la ricotta. Io non metto la ricotta, faccio prima gli spinaci con la cipolla, poi spiano la pasta e poi con un bicchiere faccio dei rotondini, ci metto gli spinaci, poi li metto a cuocere nell'acqua bollente, poi ci metto una base di questi tortelloni, poi ci metto il parmigiano. Reggiano, poi ci metto il burro leggermente soffritto, leggermente che deve sfriggere e poi ci rimetto e faccio le. Sono deliziosi, sono deliziosi. Sono del nord però questi, perché io vengo da Bolzano. Ah, la signora! Com'è andata? Buona la ricetta? Sei Eh d'accordo? La sì. seguivi? Vedevo che gli brillava l'occhio e mi ha detto allora la prendiamo in. No, questa è stata andata bene, anche il fatto del burro che ha spiegato come doveva essere sciolto, che doveva essere Ascoltami, fatto sulle in ricette di caso famiglia, in sé. qual è il genere di ricette in genere che rimangono più nella memoria? Quelle che appartengono ai piatti primi, tipo le Il primo è paste? il dessert. È del dolce. La carne un po' meno si tende a fare un po' più veloce, un po'. Quindi nel cuore di chi cucina c'è la ricetta di famiglia legata soprattutto al primo. Sì, Per te qual anche è, scusa, perché. eh? Per me forse la ricetta di famiglia invece è un secondo, è l'arrosto girato, Perché? perché è quello che prima non faceva la mamma, ma la faceva una madrina, che aveva una specie di nonna, chiamavo la nonnanna, Sì. faceva sul focolare lo spiedo di carne alternando i pezzi di carne a pezzi di pane. E quando andavamo da lei quello era quello che faceva la nonnanna, quindi aveva il sapore di una volta, il profumo di legna che io sentivo solo a casa della nonnanna perché il camino lo aveva solo lei. Poi dopo da lì, quando i miei hanno fatto la casa nuova, hanno fatto il camino anche loro e quindi hanno iniziato a fare questo arrosto La girato che ricetta di praticamente famiglia non si vostra invece trova. tua, di te e tuo marito? Mia e di Nicola? Non lo so, questa sicuramente no perché non ho il camino. Ok. Probabilmente una pasta fatta in casa, probabilmente i ravioli come Bene. pasta. Ascolta, perché si sta perdendo secondo te questa tradizione delle ricette di famiglia? A parte non si cucina più, ma stanno emigrando, dimmi se Sì. sbaglio, anche degli SMS sono Sì. arrivati, io ti riporto velocemente perché la nostra lavagna interattiva Certo. mi darebbe, ma non voglio perdere su questo tempo. Sono migrate nei ristoranti, le grandi ricette di famiglia tradizionali, vero o no? È vero, però potrebbe essere anche il contrario, che sono migrate nei ristoranti perché non si fanno più a casa.
Quindi potrebbe essere, è come l'uovo e la gallina, no? Chi è nato prima, potrebbe essere che il ristorante, per crearsi una cosa che fanno solo loro, per crearsi diciamo un'offerta caratteristica, presentino anche al turista qualcosa di prodotto nel territorio. Quindi siccome al ristorante allora si trova, non la sto a fare a casa. Quindi potrebbe essere anche un motivo inverso. Allora, questo SMS che ci segnala? Perché la gente non sa più cucinare. È stato proprio... È tremendo. Sì. Proprio. Ma la 60%? Gente, quant'è che non sa più cucinare, di percentuale? Sì. Probabilmente c'è anche, ma non solo non si sa più cucinare, ci troviamo un po' la scusa del tempo. Diciamo, noi diciamo non ho tempo, però il tempo per altre cose, per quello che ci interessa il tempo lo troviamo. Io non ho mai tempo per andare in palestra, non ho tempo per curare le piante, non ho tempo per cucinare. Però per cucinare faccio il panettone fatto in casa partendo dal candito. E insomma, allora aspetta, ecco, panettone fatto in casa. Io le ricette di famiglia ho il dolce con le mele che mi fa mia moglie, che mi fa impazzire. Arriva il video, eccolo qua. Chi cucina a casa sua? Io, per forza. Io. Ho una famiglia, insomma, due bambini, marito, quindi cucino io. A casa mia, a mia mamma. Ti piace la sua cucina? Sì. Ma la mamma, a volte quando sta solo, anche da solo, insomma. C'ho la mia suocera. La moglie. Cucina bene? Quando sì e quando no, come tutte voi donne. Chi cucina a casa io. Sua? È gradita la sua cucina? Sì. Mamma e babbo, tutti e due. Cucinano bene? Sì, bene, molto bene. La mia moglie. La soddisfa? Sì, veramente. Si vede? Bellissimo. Allora, cucina di più le donne comunque tuttora? O nelle nuove generazioni cucina di più gli uomini? No, cucinano anche gli uomini. Cioè in casa nostra, ad esempio, cucino più io anche per lavoro, però anche Nicola cucina. Ingegnere cucina? Si fa pane, pasta fatta in casa. Bravo l'ingegnere a cucinare. Sì, lui è un appassionato. Ecco, però fra le nuove generazioni, solamente in palestra, tu hai citato la palestra, negli spogliatoi delle palestre, quando siamo lì che parliamo, io sento alcuni dei giovani trentenni, ventottenni, le loro fidanzate, nessuna sa cucinare, sono loro che cucinano. E io sono rimasto estasiato. Magari sono laureate, hanno studiato, sono andate a scuola, però hanno perso il concetto di questo piacere. Che è un perché deve essere un piacere. Eccoli, si fa volentieri se è un piacere. Cioè il tempo si trova per le cose che piacciono, come dicevo prima, per cui è un piacere. Se deve diventare un obbligo, poi c'è il discorso anche della dieta, che si tende a stare attenti a quello che si mangia. Le ricette di famiglia solitamente non sono ipocaloriche. Tante volte non ci rendiamo conto che quello che è già pronto non è ipocalorico. No, volevo dire che quello che è pronto è, per farli stare conservati, per farli stare in vaschetta e per riuscire a essere in quel modo dopo il microonde, sono aggiunti grassi idrogenati, conservanti, sono pesantissimi e vanno tutti a finire a noi maschi qui, scusa se faccio sta patrocchia, qui nella parte della pancia e alle donne nel gluteo. Quindi quando voi pensate a tali cibi, sono molto meno... digeribili e soprattutto salutari di una col pomodoro, faccio un esempio semplice, giusto? Sì, ma anche andando anche su ricette un po' più impegnative, anche una bella torta, una fetta di torta anche fatta in casa con burro eccetera, non sempre è più calorica e fa tra virgolette peggio di una pastina. Brava. Non sempre, io se posso le evito. Ma sì, se uno può. Poi io dico sempre cucinare è un gesto d'amore. Sì. È un gesto d'amore, veramente. Sì. Sì, è nutrire. Io riconosco. La madre cosa fa? Nutre, no? La prima più cosa di un regalo fa. Di un oggetto. Una bella preparazione ti fa allargare il cuore. Allora, scusami, prossimo video. Vai. C'è questo, giusto? Eccolo qua, se arriva. Lo tocco troppo forte, mi dicono, sono un po', capito? È meglio mangiare a casa o al ristorante? A casa. Perché? Perché a casa si fa quello che si vuole tranquillamente, se arriva tardi la pietanza va bene, se arriva presto va bene, al ristorante sei sempre sottoposto alla gente che c'è, a quelli che devono servire e tutto, insomma è una cosa un pochino più, meno... A casa per noi. Perché? Perché è diverso, no? È cultura diversa, noi abitavamo così a mangiare a casa, però... Qualche volta al ristorante, bene. Vabbè, sicuramente al ristorante, tra il servizio, la qualità e tutto.
A casa, perché c'è la crisi e non ci sono soldi. Casa. Perché? Perché sempre cucina mamma. Ogni paese la ha mamma. Le sue. La, ma- la che mamma. Cucina la mamma. Il cibo lo fa la madre. Ascolta, è meglio ristorante o casa? Non lo puoi chiedere. Che non lo puoi chiedere a me, come ha detto, le pubbliche relazioni dei cuochi, dai. No, ma diciamolo, diciamolo. Per allora. Allora, ogni cosa ha il suo pro. Mettiamola così, cioè non esiste una perfezione da tutte e due le parti. A casa c'è comunque l'attenzione che si pone personalmente nei confronti di quello che è una persona che amiamo e non è un cliente. A casa bilanciamo e gestiamo una ricetta per la persona che abbiamo davanti. Per cui ad esempio a me che non piace l'anice, uno fa una ricetta con l'anice e magari lo toglie, cosa che al ristorante non possono fare per tutti. Quindi questo è... Se dico casa può essere più la routine della settimana, il ristorante può essere le due può occasioni, l'occasione le, di... L'eccezione, il piacere, l'uscita, è come la televisione e il cinema, sono due cose diverse. Ma come sei diplomatica? La televisione la guardi in pantofole, sbracato sul divano, al cinema devi stare in un certo modo, però il cinema è più bello. Chi lo fa da professionista, come un cuoco, comunque ha una preparazione che magari chi lo fa a casa tutti i giorni non ha, però ha una, non può avere quell'attenzione piena di amore che ha un mi è arrivata un SMS che volevo passare, aspetta, che era nel che lampeggiava questo prima, sì, è quello, nel quale mi si domanda e mi si dice la cucina è amore, le donne di oggi non cucinano più perché non gliel'hanno insegnato. Ed è firmato Roberta. Può anche essere vero, nel senso che una volta c'era l'attenzione, le madri stavano tutte a casa e passavano delle informazioni alle figlie, nel bene e nel male lo stare a casa, certo. Non è una cosa. Però adesso le madri lavorano, ma anche le madri di quelle della mia generazione, di quelle magari un po' più giovanette, però lavorano e quindi non hanno il tempo di passare anche delle informazioni, delle una cultura insomma del cibo. E poi comunque adesso ci si sta tornando, cioè adesso... Ti sto per fare la domanda per chiudere, allora? C'è un ritorno comunque all'attenzione, un ritorno alla tradizione, un ritorno... Forse si sta cercando in un momento un po' di sbilanciamento, di squilibrio, in un momento in cui... abbiamo anche altre culture che ci vengono a contatto, di difendere la nostra, di renderla più forte, proprio perché il bello delle culture è l'incontro, quindi è ricchezza, l'incontro tra cultura e ricchezza non è povertà. Facciamo conoscere noi la nostra agli altri e impariamo dagli altri la cultura degli altri. Allora, Rosania Del Santo, responsabile di coquinaria.it, uno dei portali fra i più importanti del mondo del web, legati al cibo e alle ricette di famiglia, perché lo coquinario, ho visto, fanno tutto. Ti ringraziamo molto. Grazie. Ricordo che la regia è curata da Leonardo Olivito e per quanto riguarda l'idea grafica anche da Samuele Cruscanti. Grazie, questo era Vox Populi.